Ciao a tutti ragazzi, qua ZW, bentornati nelle nostre rebuilding su Star Casino Sport. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale e di seguire starcasino.sport su Instagram. Quest'oggi siamo con la Roma, Roma di José Mourinho. Roma che l'anno prossimo simpatizzerò tantissimo perché io amo José Mourinho. E voi direte, ma come? Eh sì ragazzi, José Mourinho è uno dei miei allenatori preferiti, mi sono guardato tutta la serie del Tottenham solo per lui. E ragazzi, ho già in mente qualche colpo da fare, perché comunque José Mourinho ha già iniziato a cercare dei giocatori. Andiamo a vedere insieme i giocatori che vorrebbe José Mourinho. Allora ragazzi, il primo giocatore, che ve lo dico, è impensabile da prendere. Cioè, su FIFA si potrebbe anche prendere, nella vita reale, cioè proprio tifosi romanisti, sognatevelo, Cristiano Ronaldo. Si è parlato che José Mourinho abbia chiamato il portoghese, i due sono in stretto rapporto, ma ovviamente non verrà mai la Roma. Poi se dovesse smentirmi e dovesse arrivare la Roma, mi prendo la maglia a prescindere. Andiamo anche da altri giocatori che sembrerebbero accostati alla Roma. Il primo che piace tanto a José Mourinho e che potrebbe trovare veramente tanto spazio a Roma è Isco, l'ex Malaga, che comunque ultimamente non sta brillando come nel suo prime, che comunque potrebbe veramente venire a Roma per rilanciarsi. Magari con un progetto di rinnovo potrebbe anche venire Isco. Un altro giocatore accostato tantissimo è Granit Xhaka, che sembrerebbe essere veramente un leader per Mourinho. E all'Arsenal, tra l'altro, ha fatto bene, però recentemente, almeno io mi ricordo, tipo un brutto retropassaggio che ha fatto scaturire il gol avversario. Però Granit Xhaka, tanta esperienza, giocatore della Premier League, questo già fa schizzare il suo valore, perché Premier League, ragazzi, si respira un altro calcio, non devo dirvelo io. E lui sembrerebbe accostato al centrocampo della Roma insieme ad un altro centrocampista, ossia Koop Meiners. Centrocampista olandese molto giovane, centrocampista che almeno su FIFA cresce tanto, nella vita reale è già un buonissimo prospetto e dovrebbe venire lì nella mediana. In porta invece si parla di Areola, però ragazzi su FIFA è in prestito, ma si parla molto bene anche di Rui Patricio del Wolverhampton, portiere che comunque andrebbe a rimpiazzare un partente Paolo Lopez. Rui Patricio, 32 anni, 83, molto forte sia su FIFA che nella vita reale, portoghese come José Mourinho. Per l'attacco invece sembrerebbe esserci soltanto una speranza, perché è accostato, ma ragazzi la vedo molto dura, per Memphis Depay. Mamma mia che giocatore Memphis Depay. È in scadenza, la Roma ci spera e noi proviamo a fare il possibile per prenderlo appunto qui in questa rebuilding. Ragazzi, ci abbiamo tanto da fare, ma abbiamo pochi soldi. Cioè, oddio, pochi soldi, non sono nemmeno pochi soldi, però dobbiamo capire che dobbiamo prendere tanti tanti giocatori. E infatti qualche cessione, la dobbiamo andare a fare. Ma andiamo a vedere. Il primo è Paolo Lopez, che ovviamente andrà via. Robin Olsen, io ragazzi lo richiamo e lo vado a mettere sul mercato, perché comunque circa 7-8 milioni li possiamo fare da lui. Fazio e Juan Jesus, stessa cosa, li andiamo a mettere sul mercato. La Roma penso che giocherà con una difesa 4, quindi dobbiamo capire. Kumbulla lo teniamo, Ibanez lo teniamo, Chris Smalling, Mancini ovviamente sono importantissimi. Santon, non lo so, lo potrei anche tenere così come panchinaro, fa niente. Florenzi, ecco, Florenzi io ragazzi me lo vado a richiamare. Molto importante Florenzi, perché è un terzino destro che conosce già la squadra, era anche un futuro capitano e secondo me sarà super titolare, perché il Paris Saint Germain nella vita reale non se lo riscatta. Diawara, 22 anni, 75, io ragazzi vale 8 milioni, me lo tengo, però vado a vendere Cristante. Perché nella vita reale andrei a vendere Diawara, però su FIFA ragazzi Cristante vale molto di più e c'ha 25 anni 78, Diawara 22-75, capito che ci teniamo lui. Spinazzola lo andiamo ad allenare come terzino sinistro, ci servirà tanto come terzino sinistro, andrà a fare appunto il terzino sinistro insieme a Calafiori, per fare il TS ci mette solo 4 settimane e noi abbiamo il terzino sinistro di ruolo. Justin Kluivert, anche qua ragazzi io me lo richiamo e poi lo vado a mettere sul mercato. Voi direte, ma come ZW, ma perché? Ragazzi, però Kluivert non troverebbe spazio in questa Roma, e quindi, perché noi giochiamo con un 4-2-2-2
Se non con un 4-2-3-1 adesso dobbiamo vedere, e quindi Kluivert non troverebbe spazio sia nella nostra formazione che secondo me anche nella vita reale. Quindi lo andiamo a vendere. Gonzalo Villar, io ragazzi me lo tengo e tra l'altro lo vado ad allenare come mediano o come centrocampista offensivo. Adesso andiamo a vedere. Come mediano ci mette 13 settimane, come COC ci mette 36 settimane. Quindi ragazzi lo mettiamo come mediano. Pellegrini come trequartista non si tocca, idem Zaniolo. Pastore invece ragazzi lo mettiamo alla lista trasferimenti, idem Bruno Perez e Carles Perez, perché anche loro non troverebbero spazio. Karsdorp lo provo ad allenare come terzino destro, ci mette 4 settimane e ragazzi ce lo teniamo tranquillamente. Stefan El-Shaarawy, ecco, Stefan El-Shaarawy un attimino da capire. Vi ripeto, noi non giochiamo con i laterali e quindi dobbiamo capire, ok, ci mette soltanto 2 settimane a diventare un centrocampista offensivo, un trequartista, quindi ce lo teniamo. Pedro lo teniamo, Mkhitaryan lo teniamo, Edin Dzeko e Borja Mayoral dobbiamo capire. Beh, Edin Dzeko c'ha 34 anni, 83 di overall, le vale poco, quindi non mi la sento di venderlo. Mkhitaryan prova ad allenarlo come trequartista. Ci mette 2 settimane. Ragazzi, cerchiamo di fare il possibile. Borja Mayoral, tra l'altro, in prestito, quindi ce lo dobbiamo tenere. A sto punto, Pedro, ragazzi, io lo vado a cedere perché non troverebbe spazio, secondo me. Vi dicevo, ragazzi, questa potrebbe essere l'ipotetica formazione con Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan, Spinazzola, Smalling, Mancini, Florenzi. E poi, vabbè, adesso andiamo a capire con le cessioni chi possiamo comprare. Anche Edin Dzeko, io non lo metto sul mercato, ma se dovesse arrivare una bella offerta, ragazzi, lo cediamo perché io punto tantissimo a Memphis Depay, tanto, ma tanto, tanto. Infatti mi arriva un'offerta per Edin Dzeko, 20 milioni dal Barcellona, io ne chiedo 30, incominciamo un attimino a imbastire qualche trattativa. Mi arriva un'offerta per Fazio, offerta anche per Juan Jesus. Ci continuano ad arrivare offerte per Edin Dzeko, però ragazzi io chiedo almeno 27 milioni. Il Chelsea arriva a 23 milioni, però ragazzi, guardate, già sta iniziando a crescere Dzeko, quindi io accetto l'offerta del Chelsea e a sto punto vado su Memphis Depay, per forza. Offerta anche per Justin Kluivert. Offerta per Javier Pastore. E mi arriva l'offerta anche per Robin Olsen. Nel frattempo però il Real Madrid ha ricevuto un'offerta di 40 milioni dal Bayern Monaco per Isco. Fatemi vedere quanti soldi abbiamo. Io ragazzi provo a fargliela un'offerta, magari gli metto come contropartita un altro trequartista e vediamo. Se mettessi El Shaarawy più 23 milioni, cosa dice il Real Madrid? Vogliono 36 milioni più la clausola della rivendita. Non è tanto, non è tanto, eh. 34 milioni più la clausola della rivendita, accettano. Con 34 milioni ragazzi ci siamo presi Isco. Basta, andata. Andata proprio top player preso. Poi vabbè, oh, i soldi ce li possiamo fare andando a vendere anche Pedro. Ce ne sono tanti che dobbiamo vendere. Cioè ragazzi, Mkhitaryan, Isco, Zaniolo con davanti Depay sarebbe una roba offensiva incredibile. Stipendio alto per Isco, ma accetta. Quindi il primo acquisto l'abbiamo fatto. Il Beşiktaş intanto ci fa un'offerta assurda, 24 milioni per Paulo Lopez. Così, così. Offerta anche per Bruno Perez. Dai che iniziamo a far soldi. Il Red Bull Lipsia intanto ci ha fatto un'offerta interessantissima, ci ha offerto Yusuf Poulsen più 2 milioni, cioè Yusuf Poulsen è un bel giocatore, però ragazzi mi serve Spinazzola. Perfetti, venduti Perez, Kluivert, andiamo a vendere anche Cristante allo Sporting Lisbona. Lui ragazzi per pochi, per pochi, ha giocato anche in un'altra squadra in Portogallo, vediamo chi indovina nei commenti. Quindi ragazzi abbiamo 100 milioni per fare questi ultimi acquisti e per fare una Roma fantastica, ragazzi. Dobbiamo fare un po' di acquisti però, eh. Oddio, Koop Miners 79 di overall c'ha. Porca miseria, è diventato fortissimo. Raga, Granit Xhaka mi sa che ci saluta allora. Io andrei proprio su Koop Miners come mediano. Andiamo subito dall'olandese. Ero rimasto un po' indietro. Quanto cavolo è salito Koop Miners? Io ragazzi provo ad offrire Cristante perché ancora non è andato via e ragazzi sto perdendo la pazienza. Io vi offro Cristante più 10 milioni per Koop Miners. Vediamo cosa dice la Z-Alkmaar. Troppo facile, che acquisto! 22,79, uno stipendio così basso e l'abbiamo pagato un cavolo. Diamo il benvenuto al secondo acquisto, Koop Miners. Adesso
Secondo me li possiamo prendere entrambi, eh? Perché tra l'altro Memphis Depay è in scadenza. Quindi incredibile questo rebuilding. Offro 20 milioni al Wolverhampton per Rui Patricio. Vogliono Pellegrini più 2 milioni. Non posso dare Pellegrini. Però se vuoi ti posso dare 22 milioni. Perché tanti soldi per Depay li abbiamo. 22 milioni per Rui Patricio e accettano. Oh raga, cioè se veramente dovessi leggere qualche commento anche sotto questa rebuilding, mi sono impegnato tantissimo, speriamo bene, poi ovviamente ragazzi il gioco fa quello che vuole, ma i colpi sono quelli che la Roma vuole fare veramente nella vita reale e li abbiamo fatti per bene. Quindi ragazzi, veramente, nei commenti, like di supporto e un bel commento positivo. Preso anche Rui Patricio, adesso manca soltanto Memphis Depay e ci siamo. 60 milioni a Lione per Memphis Depay, accettano e ragazzi li abbiamo comprati tutti. Ci manca soltanto Granit Xhaka, ma abbiamo visto che comunque Villar si può allenare come mediano, quindi lo mettiamo lui. Ovviamente adesso Depay verrà allenato come attaccante e ci siamo. Andiamo a vedere la rosa che abbiamo fatto perché sono super soddisfatto di questa squadra. Voi magari direte, ma ZW manca un difensore. No, invece secondo me va benissimo così perché comunque la Roma deve riscattare Kumbulla e Bagnez. E hanno più di 75 nella vita reale. Questo è l'overall su FIFA. Cioè Ibañez è molto, secondo me, più titolare di Smalling magari l'anno prossimo. Comunque bisogna vedere. Pedro anche si potrebbe vendere, però sti cavoli. Adesso blocco tutte le offerte, simulo tutto e ci vediamo dopo. Ragazzi, ci siamo. Vedo già una bellissima vittoria contro la Juve, contro il Verona, contro il Bologna. Purtroppo abbiamo perso contro la Dea, ma la Dea, ragazzi, è fortissima. E poi siamo usciti in semifinale di Europa League, a sto punto ai rigori, contro il Napoli. Che sfiga, ma andiamo a vedere quanto abbiamo fatto in campionato. Settimi. Settimi a 73 punti. Incredibile, ragazzi. Potevamo arrivare sopra il Napoli al sesto posto. Ragazzi, Inter prima, Juve seconda, Atalanta terza, Milan a pari punti, poi la Lazio quinta, Napoli sesto con 75 e noi a 73. Poi ragazzi c'è un divario incredibile. Settimo posto, incredibile. È successo. Vi volevo far vedere appunto questa roba qui dell'Europa League che secondo me ha inciso anche tanto perché... Cioè... Ah no, siamo usciti ai quarti, scusate, contro il Napoli che ha vinto 5-4 rigori. Se noi... fossimo usciti prima, cioè comunque potevamo di sicuro dire di più in campionato. Abbiamo avuto la testa anche in Europa. Però ragazzi, purtroppo c'è andata male perché altrimenti in semifinali avremmo beccato il Borussia Mönchengladbach e un ipotetico Chelsea in finale dove ci saremmo divertiti tanto. Andiamo a vedere comunque la nostra rosa. Depay infortunato, che sfiga, ecco fatto, lo sapevo io. Allora, vediamo un attimino, chi ha fatto più gol? Ovviamente Memphis Depay, 21 gol e 9 assist. Mkhitaryan, 13 gol e 6 assist. Veretout, 12 gol e 6 assist. Il buon Isco ha fatto anche il più 1, 11 gol e 3 assist. Coop Miners, che giocatore, 7 gol e 3 assist. Bravo Stefan, buono Spinazzola, Zaniolo che ha fatto il più 2, molto bene. Florenzi, Mancini, Pedro meno 4, lo volevo vendere, infatti. Milanese, in Europa League, 2 gol e 2 assist. Complimenti a Mourinho che l'ha fatto giocare. Smalling, Pellegrini, Villar, Santon, Carles Perez e niente ragazzi. Diawara, Karsdorp, Kumbulla, Rui Patricio. Va bene ragazzi, Coppa Italia siamo usciti contro l'Inter. Però mi dispiace veramente tanto per questo infortunio di Depay. Che adesso devo un attimino capire, non ho visto da quant'è che sia infortunato. Mamma mia, 7 settimane. Tendine del ginocchio, ragazzi, purtroppo ce lo siamo perso nell'ultima parte della stagione. Però, comunque, siamo riusciti a vincere contro la Juventus 3-2 pur nell'ultima parte di stagione. Cioè, guardate, tipo, 2 punti persi col Crotone, poi, che ne so, vabbè, sconfitta contro il Milan, sconfitta contro il Torino incredibile per 3-1. È qui che abbiamo perso l'accesso all'Europa League, È qui che l'abbiamo perso. Peccato, peccato perché è stato un bel campionato. È stata una bellissima rebuilding. Spero che a voi sia piaciuta. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di seguire StarCasino.sport su Instagram. Da ZW è tutto e ci vediamo alla prossima. Fatemi sapere nei commenti la squadra. Ciao raga.